Buongiorno ragazze, sempre per la rubrica allenamento, oggi non sarà un vero e proprio allenamento, ma saranno i 10 migliori esercizi per allenare i glutei. Poi se vuoi provarla come sequenza, io sono sicuro che finirai con un pump micidiale ai tuoi glutei. Detto questo, io ti ricordo sempre che qua sotto trovi tutti i link per contattarmi e iniziare uno dei nostri percorsi, richiedere informazioni per iniziare uno dei nostri percorsi. Io direi che qua sono con Miriana che mi ha detto: Andre, ho fame, e direi di partire allora. Dunque, primo esercizio, frog pump senza banda. Andremo a svolgere 8 ripetizioni per esercizio, ok? Quindi se vuoi provarlo come circuito, provalo tranquillamente. Il primo esercizio è il frog pump, un ottimo esercizio perché permette di slegare gran parte dell'attivazione del quadricipite e concentrarlo esclusivamente sul gluteo. Te lo consiglio magari se sei quadricipite dominante. Ora vedremo il glute bridge, sempre 8 ripetizioni, vai! Come sempre attiva bene i glutei, attiva bene l'addome, è un ottimo esercizio perché soprattutto se hai dolori alla schiena mentre svolgi esercizi come l'hip thrust, questo ti permette di concentrare meglio sull'attivazione muscolare, quindi se sei una neofita è un esercizio che ti consiglio di svolgere, ok? Perfetto, 8. Abbiamo sempre il glute bridge ma con la banda, qua puoi inserirla. Con la banda perché? Ovviamente la banda permette una tensione a livello laterale, quindi di attivare bene la porzione superiore del medio gluteo. E quindi, vai, sì. Quindi riusciamo allo stesso tempo a attivare il grande gluteo e il medio gluteo, che molto spesso è la parte più carente nelle donne, soprattutto magari tipo Miriana, una conformazione a gluteo a cuore rovesciato, è la parte superiore più carente, quindi anche nelle sue programmazioni con boutique andiamo a inserire esercizi di questo tipo. Quello che ti consiglio è nella scelta degli esercizi è importante perché in base anche alla tipologia glutea che ho trattato molte volte, io ti consiglio magari, se non mi segui, seguimi su Instagram o su TikTok, dove tu voglia, Telegram, qualsiasi tipo di canale, dove ti spiego esattamente ogni tipologia glutea e come questa va allenata. Ecco perché è importante, arrivato a un certo punto, fare un percorso personalizzato. Giustamente Miriana dice: Andre, ma quando smetti? Partiamo Miriana. Ok, tira sulla gamba. Questo esercizio va svolto prima da una gamba e poi dall'altro. Ora lo faremo solo da un lato. Vai, 8 ripetizioni. Ok, tranquilli, siamo tranquilli. Questi pezzi non li tagliamo perché è giusto far vedere che non siamo perfetti. Anche noi sbagliamo e tutti questi video di allenamento, tutto perfetto. Ma che cazzate, scusate. E che cavolo. Dovevo dirlo, Marco, dovevo dirlo. Marco Di Domenico, sono conosciuto, tra l'altro è un gran bel ragazzo, quindi consiglio anche lui di seguire su Instagram. Ok. No, l'altro no. Facciamo il kickback adesso con la banda. Ok, sì, ok. Possiamo partire. Anche questo è un ottimo esercizio se svolto nella maniera corretta. Come vedete Miriana è già settata bene perché gli ho rotto così tanto scatole in questi mesi che si posiziona già perfettamente con la schiena neutra, addome attivo. Vai pure Miriana. Ok. Gamba sempre flessa per dare contributo sempre al gluteo e non ad altri muscoli che non ci interessano, ok? E questa è l'importanza che nessuno ti spiega, che anche in base all'angolazione di determinati esercizi cambia completamente l'attivazione muscolare. Poi venite: Andre, ma io faccio l'esercizio e non si attiva. Grazie, non ti fai seguire da noi. E fire hydrant, quindi stessa posizione, magari ci mettiamo in diagonale, così lo facciamo meglio, ok? Stessa posizione in quadrupedia, solo che no, questa fai solo quella, sì, anche qua è unilaterale, quindi prima una gamba e poi l'altra. Vai, ok, addome sempre attivo, schiena neutra e andiamo a sollevare lateralmente la gamba. Questo anche offrirà un gran contributo nella zona laterale del gluteo, quindi quando mi dite Andre, mi alleno però non sviluppo, non fate gli esercizi che vi dico io, cioè nel senso. Ora andremo a vedere le abduzioni supine. Molti dicono abduzioni supine, posizione del parto, alla fine stringiamo, termini semplici, alla fine ci interessa allenarci, qua non ci interessa spiegare in modo professore, poi magari faremo anche un format di questo tipo, anche se non sono un amante. Comunque partiamo pure, 8 ripetizioni, mantieni sempre la tensione della banda, banda altezza ginocchia e poco più sopra delle ginocchia e le punte dei piedi rivolte al martello, in questo modo. Perfetto, ottimo. Ok, ora andremo a vedere il knee abduction, quindi le abduzioni in piedi col busto leggermente flesso in avanti,
Ginocchia legge, continui a darmi la scossa. Ginocchia leggermente flesse, panda. Poco più sopra il ginocchio, vai. Ok, 8 ripetizioni. Tra l'altro avete visto i leggings boutique, c'è la banda di boutique, non vi preoccupate che presto ci sarà l'e-commerce anche di questi prodotti. Stiamo solo ottimizzando ancora di più in modo tale che ci sia qualcosa nel mercato. Wow! Puoi mettermi l'effetto che fa wow! E... hip thrust adesso, ci serve una sedia. Ok, penultimo esercizio, l'hip thrust. Ci posizioniamo in una sedia, sono tutti esercizi che puoi, come vedi, svolgere completamente da casa. Partiamo pure, vai. Ok, su, strizza bene i glutei, schiena sempre neutra, ne facciamo 8. Qua abbiamo inserito anche la banda per aumentare la tensione. Bravissimo, vai su. Poi abbiamo l'ultimo esercizio, il clamshell. Possiamo mangiare, possiamo andare tutti a mangiare una bella poke. Vai. Oddio, non cadermi. Ok. Perfetto, ok. Bon. Eccoci qua, l'ultimo esercizio, il clamshell. Voi direte, finalmente, quanti esercizi per i glutei ci hai fatto fare? Pensa a chi non ve li fa fare. Comunque, detto questo, ogni riferimento è puramente casuale. Partiamo pure, Miriana. Ok, banda, sempre nella stessa posizione. Andiamo a mantenere aderenti i talloni l'uno verso l'altro e andiamo a portare la gamba verso l'esterno. Ok. Dovrei dire abduzione con leggera estensione, ma non ve ne importa nulla, l'importante è attivare bene i glutei. Detto questo, noi abbiamo finito, grazie mille Miriana, adesso la porteremo a mangiare così smette di lamentarsi. Io ragazzi vi ricordo, cliccate il link qua sotto, seguitemi, iscrivetevi, condividete il video. Io spero di vedervi presto e spero di vedervi all'interno di uno dei nostri percorsi cliccando il link qua sotto. Ciao a tutte!